Buonasera ai nostri telespettatori, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con Rete 8 Speciale Elezioni, le nostre tribune elettorali in vista delle amministrative del 3 e del 4 ottobre. Oggi nel nostro tour nelle città abruzzesi che sono interessate alla competizione elettorale. Siamo a Sulmona, una delle cinque città in cui è possibile anche un turno di ballottaggio. Siamo ancora una volta in compagnia del quotidiano Il Centro, che ci sta seguendo in queste trasmissioni, che soprattutto sta dando un impulso importante anche al dibattito tra i candidati. Quindi intanto saluto e ringrazio il collega Claudio Lattanzi del centro. Diamo la Buonasera, buonasera ai nostri buonasera a tutti, telespettatori, anche buonasera. se noi naturalmente registriamo in altro orario, e vi dico subito che domani, appunto, sul quotidiano d'Abruzzo troverete ampio riscontro alle dichiarazioni che sentirete in questa trasmissione. Manca una settimana al voto, ormai i giochi si stanno per compiere. Abbiamo a Sulmona quattro candidati alla carica di sindaco con 17 liste in competizione tra di loro. Non è ricandidata la sindaca Anna Maria Casini, c'è una campagna elettorale piuttosto incandescente in questi giorni. Noi avremo nei nostri studi tre dei candidati sindaci, dei quattro candidati sindaci, ve lo dico subito perché Gianfranco Di Piero purtroppo è stato raggiunto nelle ultime ore da un gravissimo lutto familiare, quindi non era nelle condizioni di poter partecipare, ci ha chiamato, ci siamo sentiti, ovviamente noi non possiamo che fargli le nostre condoglianze e insomma, sperare che insomma, sia nello stato d'animo anche di poter continuare in questi giorni, in queste ore, poi tutti gli altri appuntamenti della campagna elettorale. Chiaro che è assolutamente una scelta giustificata e comprensibile, però ci tenevamo a dirlo ai nostri telespettatori. Gianfranco Di Piero, che è sostenuto, e questo lo dico io, dalle cinque liste della sua coalizione, che sono Movimento 5 Stelle, SBIC, Sulmona Libera e Forte, Partito Democratico e Intesa per Sulmona. Sono invece nei nostri studi già due degli altri tre candidati. Tra poco ci raggiungerà Andrea Gerosolimo, ci sono Elisabetta Bianchi e Vittorio Masci. Buonasera. Allora, io li ringrazio, do subito la parola a Claudio Lattanzio perché insomma sarà lui un po' ad incendiare con le prossime domande questa tribuna elettorale, però gli faccio una domanda io a lui intanto da collega: qual è il clima in cui Sulmona torna alle urne dopo 5 anni? Beh, il clima lo stiamo vivendo tutti i giorni, è un clima abbastanza incandescente. Quattro se ne stanno dando di tutti e dicendo di tutti i colori, soprattutto i due schieramenti che una volta erano amici. Perciò io direi di partire proprio da questa prima domanda. Cosa e Sì, perché? vabbè, io la domanda la posticiperei dopo perché farei Sì. prima una mia considerazione iniziale per chiedere loro di presentarsi con le relative coalizioni. No, io ti chiedo più che altro se, insomma, in linea di massima, se sarà uno dei temi anche del loro confronto, considerati i numeri di questa campagna elettorale, tante liste, al di là Sì. dei soltanto quattro candidati, ma insomma c'è aria, si lavora già in prospettiva a ballottaggio anche nei confronti, nelle dichiarazioni di queste ore? Sì, infatti, la strada è quella lì, a meno che nel primo turno non succeda qualcosa di strano, si andrà sicuramente al ballottaggio. E lì, in quel caso, ci sarà da scegliere se e chi appoggiare. Vogliamo cominciare con questa domanda? Io ci arriverei man mano. Vedo che scalpita Claudio Lattanzio, però io vorrei intanto salutare Siamo Andrea arrivati alla Gerosolimo, fine, cioè, perché invece. poi vogliamo arrivarci man mano, se no i nostri telespettatori poi hanno la risposta subito. Allora, io saluto Andrea Gerosolimo che ci ha Saluto a voi, raggiunto. telespettatori. Allora, andiamo con col primo round, che è soltanto di presentazione dei candidati. Prima di essere sorteggiato è stato proprio Gerosolimo, quindi ci dirà un po'
come nasce questa sua candidatura, qual è il gruppo di liste che lo sostiene e soprattutto perché ha deciso di abbracciare questa sfida di guidare una città, lui che comunque è stato anche consigliere regionale, assessore, quindi ha avuto anche ruoli al di fuori di Sulmona. Gero Solimo. Intanto un saluto a voi e ai telespettatori. Diciamo che questa è un'avventura sulla quale stavamo lavorando da diversi mesi e è inutile ribadire, perché credo che sia la condizio sine qua non, l'amore verso la città, credo che sia il presupposto da parte di tutti quanti coloro che decidono di candidarsi, ma anche tutti quanti coloro che decidono di vivere la propria esistenza e il proprio futuro in un determinato posto, in questo caso per noi Sulmona. E quindi l'amore per la città è una sorta di precondizione. Poi devo dire, nel mio caso c'è stato un pizzico di sana follia. Noi abbiamo l'ambizione, la voglia di rivoluzionare questa città, soprattutto nella sua mentalità. E utilizzeremo, nel nostro programma abbiamo due principi cardine che sono la verità e la pacificazione. La pacificazione è stato detto parecchio, poi non so se ci torneremo. Sulla verità abbiamo detto che affronteremo tutti i temi raccontando ai cittadini la verità e quindi non ciò che i cittadini vogliono sentirsi dire, ma ciò che è giusto dire loro. Sulla coalizione che è a mio sostegno ci sono 7 liste di estrazione diversa, di estrazione riformista, c'è una lista di chiaro riferimento di centrosinistra e poi ci sono le mie liste storiche, quelle che da sempre diciamo mi sostengono nelle amministrative di questa città, come Sulmona al centro, Fare Sulmona e Territorio Futuro. In tutto le liste sono 7. E abbracciano diciamo quello che è lo spaccato di tutta la società. Al loro interno ci sono le diverse categorie, ci sono consiglieri comunali uscenti, e diciamo che c'è esperienza e poi c'è anche una lista che è completamente nuova, fatta di diciamo settori importanti della società civile. Bene, grazie Gero Solimo. Elisabetta Bianchi ci parla un po' di sé, di questa decisione di scendere in campo, arrivata proprio nelle ultime giornate, prima della presentazione delle liste, e soprattutto anche di chi sostiene questa sua avventura. Prego. Sì, grazie innanzitutto per l'invito. Noi con Direzione Sulmona abbiamo deciso di intraprendere questa nuova avventura delle comunali del 2021, in quanto io da consigliere comunale di Fratelli d'Italia, seguendo quindi molto attentamente l'iter che il centrodestra si avviava a descrivere nel contesto cittadino, non ho potuto constatare insieme ad altre realtà della nostra città un passo unitario e determinato. E quindi, perché è patrimonio comune di conoscenza che Forza Italia e Lega avessero trascorso molti mesi nella coalizione di centrosinistra a sostegno di Gianfranco Di Piero, dove peraltro hanno lasciato alcune componenti. Ecco, in questo panorama così frammentato e che faceva fatica a coagularsi attorno alla figura di Vittorio Masci, che ho scoperto essere il candidato designato dalla coalizione soltanto nel mese di luglio, già nella primavera di quest'anno, con grande senso di responsabilità, essendo stata sempre coerentemente all'opposizione dell'amministrazione Casini, ho ritenuto di dover con coraggio segnare il passo di una campagna elettorale convinta in area molto qualificata di centrodestra, in quanto il sostegno al candidato Vittorio Masci era un costrutto molto ibrido di forze politiche che provenivano sia dall'area gerosolimiana che dall'area di Masciana.
non riconoscendomi in questo progetto e non avendo voluto loro riconoscere il patto al che a livello nazionale Giorgia Meloni e Raffaele Fitto, area dalla quale provengo, confluiti in Fratelli d'Italia, non riconoscendo qui a livello locale questa federazione, mi sono sentita in dovere di costruire una realtà politica che si riconoscesse nella mia azione. Bene, allora Vittorio Masci, tocca a lei presentare se stesso e la sua coalizione. Io non parlo degli altri, innanzitutto parlo della nostra iniziativa, prima di tutto una sentita vicinanza all'amico Di Piero che oggi non può essere presente, lo sono andato a trovare. Mi trovo un po' in imbarazzo a dover affrontare un dibattito, cercherò di non parlare di lui proprio perché lui non potrebbe rispondere. Certo. Però su una cosa devo dire, la mia discesa in campo non è assolutamente di luglio e risale a molti molti mesi prima ed era stata scelta all'interno di un partito di cui faceva parte anche l'avvocato Bianchi, che aveva individuato in me la persona più idonea. Ma io credo di aver messo in piedi un progetto che era quello di riportare la politica, che io ritengo con la P maiuscola, cioè quella fatta dai partiti, all'interno dell'amministrazione comunale. Cioè io il civismo lo ritengo un'esperienza finita, un'esperienza che non può dare risposte, un'esperienza che non ha interlocutori di nessun tipo a livello regionale e parlamentare, e avevo invocato questo molti mesi fa, che i partiti tornassero sulla scena cittadina. I partiti lo hanno fatto, devo dire la verità, alla fine con grande convinzione, tant'è che tutti i segretari regionali di tutti e tre i partiti del centrodestra sono venuti all'apertura, all'inaugurazione della mia candidatura, alla presentazione della mia candidatura e delle mie liste, e continuano a venire personaggi importanti della politica regionale e nazionale a dare non solo sostegno, perché non mi serve questo in quanto non voglio le passerelle, ma a prendere già impegni a discutere soprattutto dei problemi della città. Una coalizione quindi classica, formata da Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega, a cui si è aggiunta la lista che porta il mio nome, perché le liste hanno 16 posti solamente, quindi se qualcun altro voleva partecipare e non aveva più spazio nelle liste, aveva ospitalità nella mia lista, così come chi non voleva marcarsi con una presenza di partito, ma si sente pienamente l'area centrodestra. Credo di essere rappresentante totale ed unico del centrodestra, non vedo nelle altre liste personaggi che lo possano significativamente rappresentare, né al nostro interno ci sono personaggi che appartengono al centrosinistra, non ci sono mai stati perché sono tutti i candidati iscritti nei partiti del centrodestra. È una coalizione coesa, è una coalizione omogenea, e devo dire una cosa, che questa mia iniziativa ha smosso anche quello che stava avvenendo dall'altra parte, tant'è che si è formata una coalizione tradizionale centro-sinistra, e il Partito Democratico inizialmente, da quello che sentivo, perché io non vivo all'interno certo di quelle forze politiche, voleva scendere con una lista civica, invece ci ha messo anch'esso il simbolo come il Movimento 5 Stelle. Quindi abbiamo riportato sul Mona a una modalità tradizionale, e credo che sia la cosa migliore. Bene, allora è arrivato il momento in cui quelle domande che erano pronte in canna per essere sparate dal fucile del collega Claudio Lattanzio vengano somministrate ai candidati. Cominciamo subito con chiedere il perché. Si è parlato tanto di pacificazione e di programmi, e invece fino a questo punto ci sono state tante polemiche, pochi programmi e molte accuse. Ecco, perché questo cambio di rotta con i propositi iniziali? Allora, il primo a essere sorteggiato per questa risposta è Masci. Quindi. Allora, io non vedo una guerra particolare, vedo le classiche polemiche tradizionali di una campagna elettorale. E, quando si scivola sul personale è sempre antipatico, infatti io non parlo mai personalmente di nessuno dei miei competitor, perché ritengo che ognuno svolga il suo ruolo con la convinzione con cui lo fa. Se qualche volta ho fatto qualche critica, l'ho fatta ai metodi che qualcuno di loro impersonifica e non certo alla persona in sé. Non è vero che non si parla di temi, si parla
di temi, ma ovviamente quello che fa sempre più virgolette gossip politico sono un po' le discussioni, il proprio passato, il proprio futuro, come ci si è mossi nell'amministrare la cosa pubblica secondo le proprie esperienze. E lì è chiaro che si attrae molto di più l'attenzione non solo della stampa, ma anche dei lettori, dei cittadini, e il messaggio passa più facilmente. Però non è vero che non si sta assolutamente parlando di programmi. Io devo dire una cosa però su questa cosa della pacificazione. Se la pacificazione significa voler mettere il bavaglio alla polemica su quello che è stato, su come è stata gestita la cosa pubblica, su come è stata impostata la cosa pubblica, beh, io non sono disponibile, perché certe verità, visto che si vuole parlare di operazioni di verità, come sentivo prima, vanno dette, non si può ignorare quello che per 5 anni e mezzo questa città ha vissuto nell'amministrazione del comune, nell'amministrazione soprattutto degli enti sovraccomunali, in tutto quello che è successo dal punto di vista anche di spartizione degli incarichi e dei posti e di tutto quello che tutti quanti conosciamo. Quindi queste polemiche io le continuerò a fare, non vuol dire fare la guerra, né però pacificazione vuol dire non parlarne, se ne deve parlare. Un'ultima cosa, io mi sento almeno in questo forte, perché io sono una persona coerente e questo è il mio pregio e anche il mio difetto, perché non sono avvicinabile, in quanto io si sa che la penso sempre allo stesso modo, ho sempre tenuto la barra dritta nelle mie convinzioni politiche e personali, non sono mai passato da destra a sinistra e viceversa a caccia di qualche strapuntino o di qualche poltrona, perché faccio l'avvocato, mi sta bene così, però sono un uomo di centrodestra e rimango un uomo di centrodestra, sempre e in ogni occasione. Giorgio Solimo, che ha appunto avviato questo discorso su pacificazione e verità. Ma intanto ci tengo a dire e a esprimere anche la mia vicinanza a Di Piero, visto che l'ha fatto Vittorio Masci. Io avevo chiesto di non tenere la trasmissione, sono venuto per una questione di rispetto verso di voi e verso Grazie. I candidati, ma credo che la vita venga prima di ogni cosa. E purtroppo io devo dire che le tribune sono fissate dal Corecom, non possiamo violare dei regolamenti che vanno rispetto, sopra le nostre teste. Rispetto a quanto dichiarato da chi mi ha preceduto, io ci tengo a precisare alcune cose. Intanto ho assistito a una trasmissione di Vittorio Masci dove su 29 minuti ha parlato più o meno 23 o 24 minuti solo del sottoscritto. E sulla questione degli enti sovracomunali io vorrei fare definitivamente chiarezza. Credo che lui si riferisca al Cogesa e ricordo che quando il Cogesa sul Cogesa è stata formata la governance nuova, il partito di cui lui fa parte ha sostenuto la nuova governance, il sindaco dell'Aquila che era al suo fianco in occasione della sua presentazione sostiene la nuova governance, quindi io credo che alcune domande lui le debba fare all'interno del suo partito e al sindaco dell'Aquila. Sulla pacificazione sono rimasto basito quando ho ascoltato lo stesso Vittorio Masci in una trasmissione dell'altra emittente televisiva dire che lui non era per la pacificazione. Io ci tengo a ribadire che per noi la pacificazione è un principio cardine del nostro programma. Credo che Sulmona senza pacificazione non possa più andare avanti. Questa città si respira un clima di odio, di gelosia, di invidia che non fa bene alla città, che non fa bene alle istituzioni e non fa bene ai cittadini, e quindi credo che sia compito nostro di chi si è candidato ad essere sindaco, ma comunque ad essere leader di una precisa parte politica, come nel mio caso, come nel caso di chi mi siede qui a fianco, Elisabetta, Vittorio Masci e Gianfranco Di Piero, credo che sia un obbligo da parte nostra lavorare affinché si instauri un clima diverso rispetto al passato. Elisabetta Bianchi, su questo tema. Il tema della pacificazione ha una sua radice che va chiarita a tutti i telespettatori. Oggi noi ci troviamo con una geografia della campagna elettorale che ha una precisa radice nell'amministrazione attuale. Non mi sento di poter appoggiare le considerazioni dei miei contraddittori,
perché nelle componenti dell'uno e dell'altro ci sono tutte le premesse per lo stato di fatto in cui la città si trova. Ricordiamo che nella coalizione di centrodestra ci sono significative presenze dell'amministrazione uscente, come persone di riferimento dell'allora vice sindaco di Anna Maria Casini, Mariella Iommi, con il suo riferimento nella lista di Fratelli d'Italia di Federica Zurlo. Abbiamo Mauro Tirabassi, che è stato capogruppo di maggioranza di Anna Maria Casini, che è stato in maggioranza per molti anni. In quell'amministrazione abbiamo Cristian Lacivita, che oggi vuole rifare Forza Italia, che è stato assessore al personale dell'amministrazione Casini e che è stato lì senza criticare assolutamente quell'amministrazione. Escono tutti fuori dalla maggioranza, passano all'opposizione e dall'altra parte, sempre per Forza Italia, abbiamo Lorenzo Fusco, che una volta che i simboli riprendono quota si riposizionano poi tutti all'interno dei simboli e in realtà non vedono l'unica persona che ha sempre dialogato con Regione Abruzzo, costruendo percorsi virtuosi per questa città, che era l'azione di una consigliera sempre in opposizione, Elisabetta Bianchi, che ha tenuto alta la bandiera del centrodestra in consiglio comunale da sola e avendo tutti gli altri in maggioranza. E dall'altra parte abbiamo invece il mentore di Anna Maria Casini, che io ho sempre contestato, che oggi giustamente rivendica una posizione di distensione, avendo capito che il fatto di occupare tutti gli spazi non ha portato alcun risultato. Andiamo avanti, mi sembra interessante. No, se ho ben capito, nell'amministrazione Casini hanno partecipato un po' tutti i partiti, tutti gli schieramenti. Ecco, volevo un attimo fare una riflessione. Ci sono stati due periodi nell'amministrazione Casini, il primo molto, molto complicato, molto litigioso, in cui non è stato fatto praticamente nulla e si sono succedute varie giunte e varie situazioni. Il secondo invece, che a guardare i fatti qualcosina è stata fatta in questo periodo. Ecco, volevo sentire dai nostri ospiti dove ha sbagliato l'amministrazione Casini e cosa avreste fatto voi per evitare questa situazione. Allora, questa domanda, prima di rispondere, ancora Elisabetta Bianchi. Qui parlo più che come candidato sindaco, come consigliere comunale uscente. L'amministrazione Casini è stata un'amministrazione che si è arroccata sul suo risultato, sul suo forte consenso elettorale, perché non lo dimentichiamo che Anna Maria Casini arriva al governo della città con ben 6.900 voti, un consistente risultato che ha però determinato l'arroganza dei numeri, perché di questa apertura che oggi si vuole e si pretende, Anna Maria Casini non ha mai fatto virtù. Né lei né la sua maggioranza, nessuna proposta fatta dalle minoranze è stata mai accolta e i confronti, specie in commissione, sono stati sempre dettati da una supponenza che non ha portato al bene della città e da un confronto generoso per tutte le forze politiche che rappresentano comunque una parte di elettorato. E in questo, nella prima epoca, Anna Maria Casini è riuscita a rimanere al governo della città forte di varie giunte comunali che via via andava costruendo a seconda delle necessità e acquistando lì sì spicchi di minoranze. E ricordo anche l'entrata al governo di Bruno Di Masci, che è stato eletto con i voti di Lorenzo Fusco e Antonietta Laporta, oggi consigliera regionale della Lega.
Diciamo che Anna Maria Casini quindi è stato il frutto di metamorfiche giunte costruite a tavolino a seconda della necessità, e che forse l'unica è stata quella più incisiva, ma il degrado in cui versa la città è sotto gli occhi di tutti, e oggi chi pretende di fare turismo in questa città non si rende conto che la città che offriamo è una città assolutamente degradata e abbandonata a se stessa. Masci, su questo tema. Ricordatevi una domanda, perché la domanda era relativa alla, in quei periodi, ai prodotti della Casina. Allora, intanto voglio chiarire questo: siccome io sento sempre parlare del passato, quello ha fatto, quello ha detto, io faccio presente che sono candidato sindaco, non ho appoggiato la Casini, non mi sono candidato facendo quei apparentamenti come ha fatto la consigliera Bianchi con Bruno Di Masci, pur di entrare in consiglio comunale, quindi con l'avversario politico. Io credo di aver fatto sempre il mio percorso personale, che è un percorso di coerenza. È ovvio che come percorso di coerenza io, per esempio, mi sono dimesso dalla mia carica di partito allora, quando fu fatto l'accordo con Cogesa, perché se deve fare operazione verità la si faccia fino in fondo e quindi si dicono le cose completamente per tutta la verità che ci sta. Ma detto questo, io il percorso della Casini l'ho seguito da spettatore, da cittadino, e devo dire che da cittadino grandi novità, grandi cambiamenti non li ho notati, se non nell'ultimo periodo, ma Dio santo, dopo 5 anni qualche cosa che si iniziava a programmare, che peraltro si era ereditata dal passato, tipo la sistemazione delle scuole, qualcosa bisognava pure cominciare a muovere e a realizzare. Faccio presente però che anche in quel periodo in cui l'amico Claudio Lattanzio parla di un qualcosa che si è fatto, io non ho notato nessun intervento nuovo, nessuna opera pubblica nuova, nessuna idea nuova. Cioè, se per svolta significa finalmente aver fatto ripartire qualcosa delle tante cose ferme per 4 anni, stranissimo poi che si danno incarichi o che si tagliano nastri, guarda caso, nell'ultimo mese, come se la città dovesse aspettare la campagna elettorale per ottenere qualcosa. Io credo che non ci siano grandi novità e questi grandi cambiamenti. E poi queste stabilità si sono create politicamente in modo molto, molto spurio, quindi con una amministrazione che non è mai stata politicamente coesa, tanto che i cambi anche degli assessori sono continuati nel tempo. Io ho notato peraltro in tutti questi anni un totale scollamento e isolamento, ed è la cosa a cui tengo di più, ed ecco perché ho rivoluto i partiti e le coalizioni. Totale scollamento dalla regione, dall'ente regione e dal governo, dai rapporti con le forze parlamentari e con i nostri rappresentanti in Parlamento, perché è inutile a dire, se non si hanno questi collegamenti con le forze politiche, ci si barica sempre dietro il civismo, questa città la si isola per sempre e per il futuro. Pacificazione sì, ma dopo la chiusura della campagna elettorale. In questo momento le polemiche vanno fatte perché sono necessarie. Gerosoli. Beh, sì, allora intanto voglio sottolineare che io sono stato il primo a riconoscere che i primi 2 anni e mezzo, 3 anni dell'amministrazione Casini sono stati anni di immobilismo dovuto alla partecipazione all'interno della maggioranza di diversi consiglieri comunali che avevano altre ambizioni, avevano in mente altri percorsi politici. Questi consiglieri comunali e assessori uscenti, ex assessori, sono oggi candidati nelle liste di Vittorio Masci, quindi credo che lui abbia parecchi transfughi, iniziando da Roberta Salvati, che è stata presidente del Circolo del Partito Democratico e oggi è un esponente autorevolissimo della Lega, passando a Cristian Lacivita, che è stato assessore di Anna Maria Casini, a Mauro Tirabassi, a Mariella Iommi, insomma ce ne sono tanti di questi politici che nei primi 3 anni hanno amministrato con Anna Maria Casini e i cui risultati sono sotto gli occhi di tutti. Devo dire invece che negli ultimi 2 anni c'è stato un cambio di passo assoluto rispetto a quell'immobilismo, c'è stato un dinamismo dell'amministrazione che è sotto gli occhi di tutti, perché l'amministrazione Casini, grazie al contributo determinante di alcuni assessori, ha permesso la ripartenza finalmente del liceo classico. Voglio ricordare che
il liceo classico in quelle condizioni al 2009, anno in cui ci fu il terremoto e anno in cui erano appena stati eletti consiglieri comunali ed era stata appena eletta l'amministrazione di Fabio Federico, dove Vittorio Masci era capogruppo, e non mi sembra che in quei 5 anni sia stata fatta ripartire l'edilizia scolastica e così successivamente. Devo dire invece che con l'arrivo di alcuni assessori è stato dato impulso innanzitutto al liceo classico, ma poi devo dire a tutte le altre scuole, la Panfilo Serafini, la Masciangioli e tutti altri segnali, come ad esempio la frana di Via Turati. Non riconoscere che negli ultimi 2 anni c'è stato un cambio di passo netto da parte dell'amministrazione vuol dire peccare quantomeno di ipocrisia. Credo che la prossima amministrazione debba continuare lo slancio degli ultimi 2 anni dell'amministrazione Casini. Bene, ora intanto noi ci fermiamo per la nostra pausa, ci vediamo tra pochissimo, proseguiremo il nostro incontro elettorale con i candidati sindaci della città di Sulmona. Linea alla regia, tra poco. Rieccoci in studio con 3 dei 4 candidati sindaci di Sulmona. Ricordo ancora che Gianfranco Di Piero purtroppo non può essere con noi per un impedimento grave sopraggiunto che riguarda un lutto molto stretto in famiglia, dunque non è stato possibile per lui intervenire a questa nostra tribuna elettorale. Ora vorrei introdurre un tema che stiamo introducendo con tutti i candidati sindaci di tutte le città che vanno al voto, nel parlare dei vostri piani in materia di sanità, di ospedale, di assistenza. C'è un tema che però è quello che ci riguarda tutti ormai da più di un anno e mezzo, vale a dire il Covid. Convivere con la pandemia è uno dei temi che il sindaco si troverà davanti comunque, anche se siamo in una fase diversa, sin dal primo giorno del suo mandato. Come pensa di affrontarlo ciascuno di voi e qual è il proprio rapporto anche col tema molto delicato delle vaccinazioni e del Green Pass? È anche una questione di trasparenza, farlo sapere ai vostri elettori. Andrea Gerosolimo. Dunque l'esperienza della pandemia è stata un'esperienza che ha profondamente segnato le vite di ciascuno di noi, interrompendo e allontanando affetti, interessi economici, ha segnato profondamente diciamo, la vita quotidiana. Rispetto alla posizione del vaccino, del Green Pass, io voglio essere molto chiaro, visto che è un tema che si ripete anche durante questa campagna elettorale, siamo stati sottoposti tutti quanti, credo, a questa domanda. E io devo dire che sono assolutamente favorevole alla vaccinazione, io ad esempio l'ho fatta, credo che una posizione intransigente sul Green Pass non sia giusta. Io sono di matrice tra virgolette democristiana e credo che debba essere comunque lasciata la libertà a ciascuno di noi di decidere se effettuare o non effettuare il vaccino. Certo auspico che lo facciano un numero di persone sempre maggiore per avere garanzie. Rispetto a quella che è la condizione del nostro ospedale sulla pandemia, io dico che sono uno di quelli a sostenere che abbiamo reagito tutto sommato abbastanza bene. Credo che l'ospedale vada potenziato. Io ho detto in passato che a me non appassiona tanto il dibattito se ospedale di primo livello, di base, di secondo livello, quanto mi appassiona il discorso sui contenuti dell'ospedale. Devo dire che è stata introdotta un'ala Covid e la ritengo una cosa assolutamente positiva. Credo che debba essere dato impulso ai concorsi sui direttori delle UOC rimasti sprovvisti, come medicina, chirurgia, ortopedia e cardiologia, così come si debba dare impulso ad implementare il personale sanitario e parasanitario. Altra cosa è ad esempio la risonanza magnetica, che da 4 anni è stata acquistata, ma ancora oggi nel nostro ospedale non c'è. Penso che dare una risposta sui contenuti sia la migliore risposta rispetto alla pandemia.
Grazie Elisabetta Bianchi. Non ci può essere risposta sui contenuti in ambito sanitario se la rete ospedaliera regionale non viene monitorata, non viene modificata. Oggi la pianificazione regionale è al tavolo di monitoraggio. Ho da sempre sostenuto le ragioni per Sulmona di un ospedale di primo livello, non per una battaglia delle etichette, così come spesso l'ha liquidata Anna Maria Casini, ma perché non ci può essere un contenuto di programmazione adeguato rispetto alle esigenze del territorio e dei nostri cittadini se questo ospedale non viene modificato nella sua qualificazione nella rete ospedaliera. Tutte queste passerelle di questi giorni, oltre che parlare di quanto dovessimo noi stare tutti tranquilli perché l'ospedale di Sulmona pare verrà salvaguardato, dovrebbero anche però discutere innanzitutto del decreto Lorenzin che soffoca ancora oggi la possibilità programmatoria di Regione Abruzzo e poi da restituire alla città le anteprime sul tavolo di monitoraggio dove è ferma ancora la rete ospedaliera di Regione Abruzzo. Cosa dirà il tavolo di monitoraggio del Ministero della Sanità dove siede il più alto arco parlamentare possibile nel governo Draghi, cioè Lega, Forza Italia, PD e 5 Stelle? Supererà l'ospedale di Sulmona la valutazione del primo livello richiesta da Regione Abruzzo? Queste sono le risposte che ci aspettiamo, queste sono le domande che io ho sempre posto interloquendo ed essendo l'unica consigliere comunale a Sulmona a proporre osservazioni tecniche con gli allegati al Presidente Marsilio, al Nicoletta Verì, Assessore alla Sanità, e a tutti i consiglieri di maggioranza regionale perché venisse recepita la nostra richiesta nella modifica della rete ospedaliera. 20 secondi su vaccini e Green Pass. Vaccini e Green Pass, non sono assolutamente favorevole al fatto che il Green Pass modifichi le prerogative dei cittadini. Sono convinta che sia il segno di uno Stato che non sa assolutamente assumersi la responsabilità, ovviamente. Masci. Ma io intanto devo rispondere sul Green Pass e sul Covid, entrambi. Che era la domanda veramente iniziale. Che aveva originato tutte le risposte. Preciso di essere vaccinato regolarmente e di avere il Green Pass. Ciò non toglie che indubbiamente si è creato un momento di imbarazzo notevole allorquando il governo non ha avuto il coraggio, ma era difficile pure farlo, di imporre la vaccinazione obbligatoria. Mi rendo conto delle difficoltà anche di natura costituzionale che questo rappresenta, però in maniera surrettizia lo ha fatto pretendendo appunto il Green Pass che può essere sostituito solamente da tamponi di particolar tipo. Io credo però che le risposte che stanno arrivando anche dal mondo scientifico dovrebbero tranquillizzare tutti e convincerli a vaccinarsi, perché oggi purtroppo la gran parte di coloro che vengono ricoverati in ospedale anche in terapia intensiva sono circa per il 99,8%, gente che non aveva avuto la vaccinazione, quindi siamo veramente a esempi marginali di chi ha avuto il vaccino e poi ha avuto problemi con il Covid. Questo dovrebbe convincere tutti e superiamo quindi questo benedettissimo problema. Quanto all'ospedale, non è vero che non conta niente, pensiamo ai contenuti. Io faccio un esempio tipico di quando più giovane, soprattutto seguendo le battaglie che faceva anche mio padre, ci battevamo tanto per la provincia di Sulmona. La provincia di Sulmona l'abbiamo ottenuta, ci fanno anche delle proposte di legge, però tanti dicevano: ma che serve la provincia di Sulmona? Tanto basta che ci danno gli uffici, basta che ci danno questo, basta che ci danno quello. Abbiamo scoperto per esempio che nella rete poi di revisione delle circoscrizioni giudiziarie il Tribunale Sulmona, come tutti gli altri tribunali, è stato messo in soppressione perché non capoluogo di provincia, perché anche in comuni, in regioni piccole dove c'erano le province, queste hanno avuto il Tribunale Salvo. Identica cosa è per gli ospedali. Se si vogliono reclamare reparti, riempirli di servizi, innanzitutto si deve avere la qualifica per pretendere questo. Quindi dire che non fra ospedali di primo livello e ospedali di base
è la stessa identica cosa, è solamente un tentativo di giustificare, in questo caso da parte dell'assessore Gelosonio, che allora quando lui sedeva nella giunta regionale fu lui, tra l'altro primo firmatario di un documento, a valorare questa iniziativa scellerata per me, cioè di ridurre il tribunale di Sulmona, l'ospedale di Sulmona ad ospedale di base. Peraltro l'amministrazione di allora, a lui collegata, votò in questi termini. Io credo che si deve invece continuare questa battaglia e riempire l'ospedale dei servizi. Allora, Claudio, altro tema. Sì. Ai problemi della città e a quello che vorrete fare per risollevarne le sorti. Ecco. Si è parlato tanto di sviluppo del turismo e del... attraverso anche e soprattutto una città più bella, più nuova. Che cosa avete pensato di fare sull'isola pedonale, se siete d'accordo di mantenerla così oppure di variarla, e l'industria che a Sulmona ormai è ridotta ai minimi termini, si contano le industrie, 3-4 industrie sono rimaste, la Fiat, la Magni di Marelli, la Pandex e qualche altra. Ecco. Qual è il vostro... Qui riparte Masci. Ah, sono io. Allora, prima abbiamo parlato del centro storico, sì. E poi parliamo dell'industria. Siamo agli antipodi della città da una parte all'altra. Allora, per quello che riguarda il centro storico, io ritengo che tutte le iniziative che vengono fatte a macchia di leopardo sono iniziative che non danno certezza a chi deve investire in un territorio, che non danno certezza in questo caso agli operatori economici tipo i commercianti, perché non si può cambiare continuamente dalla mattina alla sera delle regole circa il traffico della città, circa la fruibilità del centro storico. Io ho sempre sostenuto, anche in tempi non sospetti, lì dove mi occupavo non direttamente della politica ma comunque di turismo, che la città deve prima dotarsi di tutte le caratteristiche per potersi chiudere da un punto di vista del traffico, ad esempio attraverso una dotazione maggiore di parcheggi, una maggiore raggiungibilità dai parcheggi alle zone del centro, che poi è inutile che discutiamo, alla fine soprattutto su Corso Video si fa la battaglia, da quello che sento anche nelle polemiche. Ebbene, io credo che quella iniziativa di restrizione, senza però dotare il centro storico di quelli che erano gli spazi utili ad ospitare chi si avvicinava al centro storico, soprattutto chi viene da fuori, ed anche a rendere più facile il raggiungimento, non era un'operazione valida. Leggevo di uno studio fatto oggi, ma già all'epoca l'avevamo suggerito anche noi, di creazione di parcheggi anche nell'area di cinta intorno alla città, con collegamenti diretti che portino subito al centro storico e portino subito alla parte sud di Corso Video, che è la più sofferente da un punto di vista commerciale, e a questo punto si può tornare a discutere di come razionalizzare il traffico all'interno del centro storico. Quanto all'industria, io credo che l'industria invece sia ancora da coltivare. Non è vero per niente che l'industria è morta, ci sono industrie e insediamenti di natura diversa. A San Salvo abbiamo assistito a un insediamento logistico che oggi occuperà 1000 persone. L'industria va curata, va attenzionata, gli vanno creati delle strutture e delle scuole vicino all'industria, io l'ho suggerito nel programma, perché queste industrie rimangano e ne possano anche arrivare delle altre, perché è l'industria che dà la grande occupazione. Grazie, Gerosolio. Intanto mi serve dire che l'ansia da prestazione poi fa brutti scherzi. Voglio ricordare che io non ho sottoscritto alcun documento formale. Forse Vittorio Masci si riferisce a un comunicato stampa che ha una valenza giuridica diversa ovviamente da atti formali come delibere e quant'altro, e quel comunicato stampa fu firmato successivamente ad una seduta di consiglio regionale drammatica, dove il sottoscritto ebbe il coraggio di votare contro la propria maggioranza
e dove attraverso il voto del sottoscritto riuscimmo in qualche modo a dare impulso per la salvezza del punto nascita. Questo ci tengo e questo lo riconosce perfino l'altro candidato sindaco che non è presente, Gianfranco Di Piero. Per quanto riguarda il centro storico, noi abbiamo detto che Sulmona è una delle città più belle d'Italia e Sulmona ha dei monumenti che sono di una straordinarietà unica. Abbiamo l'Abbazia Celestiniana, Piazza Garibaldi, l'Acquedotto. E credo che Sulmona debba ripartire da lì, cioè credo che il turismo debba essere il volano per far ripartire l'economia di Sulmona. Rispetto al tema del ZTL, io ho fatto un incontro con i commercianti e ho detto, ma ho avuto modo anche di dirlo in una precedente trasmissione, ho detto che non si può arrivare ad una chiusura sic et simpliciter del centro storico, ma ci si arriva piano piano, ci si arriva con una concertazione non solo con i commercianti ma con tutti, con i residenti soprattutto e con le varie categorie che devono essere coinvolte, perché una decisione di quel tipo incide profondamente sul tessuto sociale della città. Rispetto ai parcheggi, io devo dire, mi sento in parte di dare ragione a chi mi ha preceduto, ma in parte devo dissentire, perché noi abbiamo un parcheggio coperto fatto qualcosa come 25-30 anni fa che purtroppo non è mai entrato nel cuore dei sulmonesi, e credo che la prossima amministrazione debba necessariamente intraprendere un'azione per far sì che quel parcheggio coperto venga utilizzato un pochettino di più. Io vi voglio ricordare quel parcheggio coperto a 400 posti macchina che vengono utilizzati solo per la metà, ma forse neanche. Elisabetta Bianchi. Sì, un breve inciso sulla sanità, perché ho sentito dire cose che non debbono essere completate, cioè dopo la pianificazione regionale che ha visto protagonista Andrea Gerosolimo in qualità di assessore e l'Anna Maria Casini con alla maggioranza in giunta il vice sindaco Mariella Iommi e consiglieri di maggioranza come Mauro Tirabassi e Roberta Salvati proponevano al Consiglio Comunale e votavano in Consiglio Comunale per Sulmona un ospedale di base. Quindi questo è da dire, oggi sono a sostegno del candidato Vittorio Masci e quindi forse lui sconta un debito di conoscenza su questo argomento, forse andrebbe fatta un po' di chiarezza su questo. Detto questo, sulla città di Sulmona io credo che vadano assolutamente eliminate tutte quelle programmazioni fatte dalla Giunta Casini riguardo lo scompenso della città tra centro storico e zone oltre il Ponte Capograssi e l'area oltre Porta Napoli. Oggi assistiamo a una desertificazione del centro storico che non si giustifica se non in termini di svuotamento finalizzato a potenziare le aree fuori dal centro storico, e questa è una precisa filosofia che ha guidato l'amministrazione oggi è in uscita e che è stata ispirata dall'assessore Gerosolimo. Noi pensiamo invece che non ci sia una città fruibile nemmeno ai turisti se non siamo in grado innanzitutto di eliminare il degrado, di mettere a sistema i trasporti urbani che oggi sono ridotti al lumicino. Noi vediamo disperdere risorse quotidianamente e continuamente perché vediamo questi autobus vuoti che girano senza collegare proficuamente la città alla stazione, al penitenziario, all'ospedale, al polo sportivo dell'Incoronata, ed è un dispendio di energie inaccettabile. Abbiamo detto dei parcheggi, sicuramente andranno implementati, ma significativo deve essere la permeabilità del centro storico con un sistema di viabilità e di trasporti proficuo. Grazie. Penultima domanda da parte di penultima, poi facciamo l'appello finale. Allora, chiediamo un attimo il primo provvedimento che faranno una volta eletti sindaco, e l'altra se non dovessero riuscire a
ad entrare in ballottaggio oppure ad essere eletto. Per chi voteranno, quali sarà l'indicazione che darete ai vostri elettori? Qui inizia Bianchi. Ma innanzitutto parto dalla fine. Ovviamente noi ci siamo candidati con Direzione Sulmona per andare al governo della città e mettere finalmente l'essere umano al centro del sistema di programmazione cittadino. Non pensiamo che le altre soluzioni siano accettabili dal corpo elettorale, perché sono mere riproposizioni di configurazioni del passato che cambiano posizione a seconda delle occasioni elettorali. Noi invece abbiamo una proposta genuina che è stata sempre improntata ad un'azione determinata e pura. Per il resto della domanda... Era la prima delibera. La prima delibera. Allora, innanzitutto una grande attenzione all'industria, perché abbiamo visto, colmo il gap della mancata risposta alla domanda precedente, una grande attenzione all'insediamento industriale con uno studio, questo sarà il primo atto, dedicato alla città di Sulmona, al suo approvvigionamento energetico, perché se non facciamo una politica qualificata e di incentivo sui costi dell'approvvigionamento delle materie energetiche, non ci potranno essere, e di politiche ovviamente di defiscalizzazione, penso finalmente alla ZES, qualora il governo dovesse decidersi, sappiamo che il governo a livello nazionale e a livello europeo l'Italia è assolutamente in arretrato rispetto all'attuazione delle zone delle ZES, e quindi sicuramente quello sarà un primo impulso. Studiare approfonditamente la capacità di Sulmona di attrarre energia a minor costo e sicuramente lavorare sul centro storico con decoro urbano e una capacità di mobilità che venga incontro alle esigenze non solo dei residenti ma anche delle attività produttive che vorranno insediarsi. Sicuramente uno dei primissimi atti sarà quello di mettere a regime la convenzione con il COGESA, perché oggi il COGESA sconta la mancata attuazione del suo regolamento in convenzione con il Comune di Sulmona, che prevede ancora da un lato la mancata attuazione di alcune strutture e dall'altro dei servizi che non sono più erogati, come per esempio il lavaggio dei cassonetti. Gerosolimo, su eventuali apparentamente alleanze per il ballottaggio e naturalmente solo prima. Certo, due domande in una così complessa, è difficile tenerle in due minuti e mezzo, comunque ci proviamo. Ci proviamo. Sul ballottaggio io credo che noi abbiamo una posizione molto chiara, nel senso che sulla base di quelli che sono i programmi dei nostri diciamo avversari ci regoleremo di conseguenza. Certo è che non abbiamo posizioni preconcette verso nessuno, noi siamo la coalizione del dialogo e su questo ci muoveremo anche in sede di secondo turno, ovviamente con chi vorrà dialogare con noi, perché vedo che da parte di alcuni ci sono pregiudizi. Noi siamo disponibili a qualsiasi confronto sui programmi e su ciò che intenderemo fare nei prossimi 5 anni. Rispetto ai primi atti che metteremo in campo una volta eletti, beh, la prima cosa, noi abbiamo detto che prendiamo un impegno nei primi 365 giorni, certamente abbiamo l'impegno di abbattere tutte le barriere architettoniche, perché se si vuole fare in modo che i turisti arrivino a Sulmona e ci restino, si deve dare anche la possibilità di fruire di tutte le nostre bellezze e di tutti i nostri servizi. Poi ci sono, abbiamo parlato delle telecamere, che devo dire le amministrazioni passate, mi riferisco più o meno a tutte, hanno fatto già un discreto lavoro, perché Sulmona ha una dotazione di telecamere notevole. Noi amplieremo quella dotazione coprendo quelle zone
che oggi non hanno la dotazione di telecamere, come via Vezzano, via 25 Aprile e le frazioni. Peraltro devo dire, ci tengo a precisarlo, credo che ci siano già i finanziamenti per installare quelle telecamere. E poi c'è un impegno, quello di far ripartire, anzi partire definitivamente, il cuore della città, che è quel polmone naturale costituito dal parco fluviale. Lì noi faremo una città nella città. Sulmona avrà la possibilità di vivere quella zona 365 giorni l'anno. Noi nei primi 18 mesi faremo in modo che nel parco fluviale ci sarà un ristorante, ci sarà una palestra e ci sarà un parco avventura. Questo territorio è uno dei pochissimi in Italia a non avere un parco avventura per i bambini. Masci. Allora, partiamo prima da quello che è la cosa da fare subito. Io ritengo che il problema città, soprattutto l'eredità che riceviamo, è gravosa e quindi vanno affrontati tutti e subito. Ma il primo in assoluto, l'ho già detto in altre interviste, è rimettere a posto la macchina amministrativa, perché oggi il Comune non dà risposte, non dà risposte veloci, non dà risposte urgenti per chi vuole imprendere in città, non dà risposte sulle iniziative che bisognano prendere. Tutto questo non per mancanza di attività o di responsabilità da parte del personale, ma piuttosto per una sorta di scollamento fra l'amministrazione e il personale e ancor più di disorganizzazione dello stesso. Quindi va messo a posto, perché altrimenti senza il motore la macchina non cammina. Dopodiché il primo punto in assoluto è quello del lavoro, è inutile che ci nascondiamo dietro un dito. Io credo che la città non potrà risolvere i suoi problemi attraverso lavori interinali, contratti a tempo determinato di brevissima durata. Bisogna trovare occupazione. L'occupazione si può trovare attraverso tante, tante risorse, da quella della occupazione fatta da chi vuole imprendere a chi vuole fare cooperative per l'agricoltura, come io ho suggerito, a chi vuole ripartire con iniziative nel centro storico che va rivitalizzato e rimesso a posto. Quanto al turismo, non ci si può riempire la bocca di turismo. Il turismo non si fa sperando che un turista passi per Sulmona, perché certo arrivano, passano, comprano lo stelo di confetti, come sappiamo, come vediamo, e ripartono. Il turismo va fatto andando a proporre lì dove devono venire i turisti, che si deve venire a Sulmona. Noi abbiamo un collegamento aereo per esempio con la Spagna, si va in Spagna a dire: voi che prendete l'aereo e arrivate a Pescara, venite anche a Sulmona e venite a stare 3 giorni, 4 giorni, cioè si va a vendere i pacchetti, si va a fare imprenditoria, altrimenti occupazione anche in quello settore non l'avremo mai, perché la toccata e fuga non dà risorse. Per quello che riguardava il ballottaggio, io ritengo che sia assolutamente prematuro. Ovviamente noi ci siamo candidati, io ovviamente mi sono candidato per vincere e quindi faccio un discorso oggi di chi vuole vincere per andare a amministrare la città, per dare delle risposte alla città. Quindi ipotesi di apparentamento appartengono, peraltro apparentamento faccio chiarezza, lo fanno le liste, non i candidati sindaci per legge, quindi è un discorso che non vado nemmeno a affrontare. Io voglio che i cittadini si esprimano sul mio nome. Grazie. E proprio a questo proposito, io, sapendo che peraltro ci deve lasciare qualche minuto prima, le lascio iniziare il giro degli appelli finali, 2 minuti e mezzo per parlare direttamente agli elettori. Sì, ma io direttamente agli elettori ho fatto già un appello con un videomessaggio che sta girando in città. Io in questo dibattito ho sentito fare sempre una serie di discussioni circa le composizioni delle singole liste, alcune volte anche dicendo delle cose non vere, perché per esempio Tirabassi non votò a favore del piano sanitario perché era assente in quella seduta, quindi bisognerebbe stare molto attenti quando si dice che ha votato, non ha votato, che è cosa diversa da aver votato, però lasciamo perdere. A me che sì, però gradirei non siete stati bravi fino adesso, ha problemi di salute, siete stati bravi, nessuno, perché ha fatto le sue scelte. Il discorso è un altro. Si tende a confondere l'elezione diretta del sindaco con piccole polemiche di piccolo cabotaggio sulle composizioni di varie liste. Io non sono andato a vedere chi si candida nelle altre liste perché proprio non mi interessa. Io mi sono rivolto ai cittadini in prima persona. Chi si candida è Vittorio Masci, con la sua storia, con il suo passato, con la sua professione, con la sua coerenza, con la sua trasparenza. Poi se i cittadini mi gradiscono mi voglio.
votano, se i cittadini non mi gradiscono non mi votano, se hanno fiducia di me mi daranno la fiducia, altrimenti no. Ma io credo che sia questa la battaglia elettorale in campo, perché siamo all'elezione diretta del sindaco. Quindi tutte queste polemiche che ho sentito, io non ho mai risposto, non rispondo né sui candidati delle mie liste, né vado ad analizzare quelli che stanno nelle altre, perché avrei tante cose da dire, ma non interessa ai cittadini, credo almeno in questo dibattito debbano scegliere fra tre, purtroppo per un'assenza, comunque fra uno dei quattro candidati, compreso l'assente, chi secondo loro è la persona più adatta ad amministrare questa città, perché poi è inutile che, e lo abbiamo vissuto in prima persona, è inutile che ci nascondiamo dietro un dito, chi fa poi l'amministrazione in prima persona e decide le sorti della città, fa le scelte, certo, in accordo con i suoi partner, è sempre comunque il sindaco, perché è un'elezione diretta del sindaco, chi fa le giunte, chi dimette gli assessori, chi affida gli incarichi, è sempre il sindaco, chi sceglie il segretario comunale è il sindaco. Allora, io credo che vada ricondotto il dibattito in questo ambito, cioè discutiamo delle nostre capacità. Se la città, io ho dato quello che ho potuto nelle mie capacità, nel mondo professionale, nel mondo del sociale, nel mondo soprattutto della cultura, dove ho molta esperienza, e le voglio mettere al servizio della città, è la ragione e anche la mia passione politica che mi ha spinto a farlo, di altro non mi interessa proprio. Grazie e buon voto a tutti i cittadini. Grazie a Vittorio Masci, proseguiamo con gli appelli finali. Andrea Gerosolimo. Io non sono l'avvocato più bravo, non sono diciamo il più coerente, come si definiscono altri. Io mi definisco un uomo della città e dei cittadini. Votare Andrea Gerosolimo vuol dire non votare un sindaco dei partiti, ma vuol dire votare un sindaco della città. Tutti sanno che vivo con la gente, tra la gente, 365 giorni l'anno, 24 ore al giorno. Mi trovano per strada, nelle piazze, nei bar, e non mi vergogno di dire questo, perché significa avere contatto quotidiano con la gente e con i problemi della gente. Non mi ricordo, durante i 30 giorni di campagna elettorale, di girare per il corso, per le piazze o nei mercati, perché, ripeto, lo faccio sempre. Votare Andrea Gerosolimo vuol dire votare un sindaco di Sulmona, dei cittadini e non dei partiti. Credo che negli ultimi 20 anni le cosiddette filiere abbiano fatto parecchi danni. Sulmona ha avuto diverse filiere politiche, sia con il centro-sinistra e con il centro-destra. E devo dire che, ad esempio, in occasione della filiera politica del centro-destra, Sulmona fu esclusa dal cratere sismico, con danni che ancora oggi paghiamo rispetto ad altri territori. Per quanto riguarda poi il collegamento, tutti hanno rapporti, noi abbiamo dimostrato di avere rapporti personali e umani molto, ma molto più forti rispetto a chi oggi sventola la bandiera del partito. Credo che i cittadini Sulmona sanno che i partiti negli ultimi 20 anni hanno fatto parecchi danni. Le passeggiate che sono state permesse negli ultimi 20-25 giorni credo che siano passeggiate elettorali. Tanti problemi di Sulmona sono dovuti proprio a coloro che sono venuti a passeggiare durante gli ultimi 20 giorni, hanno una maggioranza ampissima a livello governativo, risolvano i problemi di Sulmona, che sono quelli del Tribunale e della centrale di compressione a gas. Buon voto a tutti, ovviamente. Grazie, Elisabetta Bianchi. Approfitto di questo spazio per rinnovare le condoglianze al candidato sindaco Gianfranco Di Piero, che possa continuare questa campagna elettorale con il vigore che lo contraddistingue. Detto questo, noi di Direzione Sulmona non intendiamo considerare il declino che affligge la città di Sulmona come irreversibile. Non ci siamo riconosciuti nelle coalizioni che si sono formate in città per questa tornata elettorale alle comunali, e dunque abbiamo una proposta innovativa che mette l'uomo
l'essere umano al centro del sistema. Sulmona deve tornare ad essere una città-territorio, implementando i suoi trasporti, sia extraurbani che urbani, lavorare molto sul centro storico e sulle periferie, riconsiderare come primarie le capacità di una agricoltura e di una zootecnia per insediamenti industriali e di cooperativa vivifici di tutto un tessuto sociale. Noi crediamo che debba esserci una maggiore vicinanza dell'ente comunale ai suoi cittadini. Apriremo quindi degli sportelli di ascolto affinché le famiglie con i loro figli e tutte le esigenze dei portatori di disabilità possano essere accolte e prontamente risolte. Crediamo che il decoro urbano della città di Sulmona debba essere profondamente risolto, mettendo al centro le esigenze dei portatori di disabilità, che troppo spesso vedono sacrificata la loro possibilità di spostamento. E anche le mamme con i passeggini oggigiorno si trovano a dover affrontare notevoli difficoltà per accedere ai marciapiedi. Quindi una innovazione sull'aspetto dei marciapiedi, ma anche riportare Sulmona al centro della ribalta regionale con delle politiche finalmente attive di rinvenimento di risorse energetiche e di capacità di detassazione per tutti gli abitanti di Sulmona e per le sue attività. Bene, ringrazio anche Elisabetta Bianchi, ultime considerazioni insieme a Claudio Lattanzi. Ma non mancano poche ore ormai, pochi giorni alla chiusura di questa campagna elettorale. Tu ti attendi ancora qualche colpo di scena, qualcosa che ma possa non credo, io credo. Riaccendere? Quali saranno gli ultimi fuochi? Penso che i giochi siano fatti e adesso il discorso è che spetta a loro riuscire a convincere, a dare qualcosa in più di quello che hanno dato. Si parla un po' di questo voto disgiunto, del fatto che i sindaci traino un po' diversamente rispetto alle liste, può essere un fattore che incide sì, sulle elezioni? Sì, ma addirittura dei consiglieri comunali candidati sono usciti allo scoperto dicendo se i loro elettori scelgono un altro sindaco è la stessa cosa, quindi è un po' così, insomma, in tutte le elezioni comunali. Mi riferisco a un candidato del. Vabbè, non possiamo, non diamo notizie che possano per condizionare. Per esatto, esatto. Va bene, allora, il quotidiano Il Centro, assieme a Rete 8, continuerà a seguire in questi giorni proprio gli ultimi sviluppi della campagna elettorale su Sulmona. Chi si è perso la parte iniziale di questa trasmissione troverà domani un ampio articolo sul quotidiano Il Centro, ormai tra poche ore. Io ringrazio i candidati sindaci, ringrazio in particolare Gianfranco Di Piero, come ha fatto giustamente anche tutta la platea dei suoi competitor. Lo salutiamo e con affetto gli siamo vicini in questo momento particolarmente difficile che gli ha impedito per un lutto in famiglia di partecipare a questa trasmissione. Auguriamo buona campagna elettorale a lui, alle sue liste, Movimento 5 Stelle, SBIC, Sulmona Libera e Forte, Partito Democratico e Intesa per Sulmona. Auguriamo naturalmente una buona conclusione di campagna elettorale anche agli altri candidati. Ringrazio oltre a Claudio Lattanzio anche Andrea Di Fabio in regia, Alberto Capo e Marco Prosperini che con la sua struttura ci ha così amichevolmente ospitato. Grazie ancora a tutti voi, naturalmente buonanotte, torneremo venerdì con un'altra trasmissione elettorale nell'ultimo giorno, nelle ultime ore, questa volta saremo a Francavilla al Mare. È tutto, grazie, arrivederci.